Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come dal titolo, svolgerò in questo caso due esercizi di un tema d'esame di introduzione alla fisica dei quanti. È un corso appunto di ingegneria fisica al Politecnico di Milano. Prima di iniziare, per chi volesse delle ripetizioni online di qualunque livello scolastico, medio, superiore, università, mi contatti pure su Instagram o tramite mail. Cominciamo quindi, svolgerò questi primi due esercizi, l'altra parte, la traccia del secondo esercizio la farò vedere dopo. Il primo problema quindi. Consideriamo un elettrone confinato in una scatola delle dimensioni di un atomo, di un angstrom. Il primo punto chiede di calcolare l'indeterminazione della quantità di moto e il valore dell'energia di legame dell'elettrone nell'atomo. Quindi, cominciando col punto numero 1, abbiamo che le dimensioni dell'atomo, cioè sì, sarebbe appunto di un angstrom, in cui l'elettrone è confinato, dobbiamo calcolare l'incertezza della quantità di moto e poi l'energia di legame. Bene, allora questa distanza, cioè laddove è confinato l'atomo, lo consideriamo come l'incertezza sulla posizione. Quindi delta x è uguale ad Armstrong. Per il principio di indeterminazione di Heisenberg, approssimativamente il prodotto tra l'incertezza della quantità di moto e quella della posizione è all'incirca h tagliato. Di conseguenza, l'incertezza sulla quantità di moto è h tagliato diviso l'incertezza sulla posizione, cioè di un ordine di 10 alla meno 24, al di là, tralasciando le unità di misura ovviamente. La corrispondente energia cinetica ha come incertezza cosa? Delta P al quadrato fratto 2m, dove m ovviamente è elettrone. Quindi questo è all'incirca 5 per 10 alla meno 19 joule, cioè all'incirca 3,5 electron volt. Allora, considerando che l'energia di legame dell'elettrone nell'atomo di idrogeno è dell'ordine di grandezza della costante di Rydberg, cioè R uguale a 13,6 electron volt, possiamo dire che effettivamente il valore trovato è coerente. La seconda richiesta prevede di ripetere il conto, però appunto questa volta confinato nel nucleo, anche qua trovando l'ordine di grandezza dell'energia dell'elettrone. Allora, in questo caso consideriamo il raggio del nucleo, R nucleo, che consideriamo anche qua come la delta x, è 10 alla meno 14 metri. Anche qua, sempre per la delta P h tagliato fratto delta x sarà dell'ordine di grandezza di 10 alla meno 20, di conseguenza l'incertezza sull'energia, quindi l'energia di legame, sarà nient'altro che 5 per 10 alla meno 11 joule, cioè all'incirca 350 mega electron volt, che andasse a fare, no, scusate, 3500. Electron volt, mega electron volt, ok? Il terzo punto dice, per una stima più accurata si considera l'elettrone nel nucleo come in una buca di potenziale infinita e si calcola l'energia nel punto zero. Allora, quindi, per avere una maggiore precisione, si considera quindi l'elettrone nel nucleo, una buca di potenziale. Allora, in questo caso come si fa? Cominciamo quindi a analizzare quindi la buca di potenziale, in questo caso la consideriamo monodimensionale. Per cui l'energia associata ad essa è π greco h tagliato fratto r al quadrato n alla seconda fratto 2 massa dell'elettrone. Consideriamo l'energia punto 0, cioè con n uguale a 1, che è il valore minimo che può assumere, quindi è 0, sarà all'incirca 3500 mega electron volt. Il quarto punto chiede se si può pensare che la buca sia generata da un potenziale colombiano con carica positiva ZE, con Z appunto uguale a 50. E ovviamente si considera il nucleo nell'atomo. Allora, in questo caso, cosa abbiamo? In poche parole, nel punto 4 abbiamo il potenziale colombiano, quindi Z e quadro fratto 4 pi greco epsilon 0 R, e questo è uguale a 7 mega electron volt. Paragonando con l'energia zero del punto 3, la probabilità quindi di trovare l'elettrone è quasi nulla. Perché? Perché
Perché in questo caso avevamo 3500, cioè la barriera di potenziale, la buca di potenziale, ci diceva che questo è 0, era proprio 3500 megaelettronvolt. Se effettivamente, no scusate, era, in questo caso è 7, l'elettrone avendo questa energia è ben oltre i 7 megaelettronvolt e quindi non si troverà mai qua, ma bensì tutto fuori. Il punto 5 chiede di ripetere gli stessi conti, ma considerando un neutrone e un pro sì, considerando quindi un neutrone. Allora, considerando il seguente, cioè che la massa del neutrone è all'incirca la massa del protone, e questo è circa 1840 volte la massa dell'elettrone, l'energia nel punto 0 sarà 3500 megaelettronvolt diviso 1840, cioè 1,9 megaelettronvolt. Questo cosa significa? Significa che i neutroni stanno dentro il nucleo. Questa è la considerazione fisica che uno deve fare. Il secondo esercizio ci dice che abbiamo una buca di potenziale infinita a due dimensioni con questa espressione analitica. Successivamente ci sono le richieste. Ovviamente non è centrata all'origine, quindi dopo aver scritto l'equazione di Schrödinger che descrive il sistema, trovare le autofunzioni e autovalori. L'input che ci dà l'esercizio è di usare il metodo di separazione delle variabili per appunto affrontare il problema nell'equazione di Schrödinger. In effetti è quello che faremo. Allora, abbiamo l'equazione di Schrödinger in questo tipo bidimensionale, quindi h tagliato e mezzi fratto 2m, derivata seconda rispetto ad x più derivata seconda rispetto ad y della mia funzione psi più un potenziale bidimensionale per psi uguale ad e per psi. Uso il metodo di separazione delle variabili, quindi dico che psi è uguale ad x grande per y grande e vado ad introdurlo dentro la mia equazione di Schrödinger. Poi successivamente dividendo per x di y grande ottengo il seguente. Meno h tagliato la seconda fratto 2m, 1 fratto x grande, derivata seconda di x rispetto ad x piccolo, x minuscolo, più 1 fratto y, derivata seconda rispetto ad y, rispetto alla derivata rispetto all'y minuscolo, questo più il potenziale è uguale ad e. Allora, cosa andiamo a fare? Poiché una non dipende dall'altra, possiamo risolverli singolarmente. Prima rispetto alla x e successivamente faremo l'analogo, o meglio, faremo una generalizzazione con la seconda dimensione. Quindi risolviamo in x e quindi noi sappiamo che tra 0 ed a il potenziale è nullo. Di conseguenza abbiamo meno h tagliato fratto 2m, derivata seconda di x rispetto ad x minuscolo, uguale ad x e. E questo cos'è? Nient'altro che la funzione, o meglio, l'equazione differenziale che descrive l'oscillatore armonico. Quindi come soluzione x avrà a coseno di kx più b seno di kx con k quadrato solito 2me fratto h tagliato alla seconda. E questo è ciò che abbiamo trovato la sua soluzione, dobbiamo imporre le condizioni al contorno. La condizione al contorno ci dice che x centrata in 0 è uguale a 0 ed x centrata in a deve essere 0. Di conseguenza che avremmo a coseno di 0 più b seno di 0, cioè a, che deve essere uguale a 0, di conseguenza a è uguale a 0. Poi qua avremmo a coseno di k a più b seno di k a, questo uguale a b seno di k a uguale a 0, perché a è uguale a 0. Quando si ha quest'uguaglianza, quando i k sono multipli di m per pi greco fratto a, con m quindi 0, 1, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Ora dobbiamo trovarci b. Come facciamo? Dobbiamo normalizzare. Quindi normalizziamo, integrale da meno infinito a più infinito della mia funzione al quadrato in questo caso sarebbe d di x, è uguale all'integrale tra 0 ed a di b alla seconda modulo p
per modulo di seno al quadrato kx è uguale ad a fratto 2, o meglio, questo deve essere uguale a 1. Ma si scopre che questa integrale qua è uguale ad a fratto 2 per b quadro, ovviamente, e quindi di conseguenza si ottiene che b è uguale a radice di 2 fratto a. Quindi, generalizzando anche per la seconda dimensione, cioè la y, abbiamo x che dipende da x minuscolo, sarà radice di 2 fratto a, seno di n pi greco fratto a x, y rispetto ad y minuscolo, radice di 2 fratto a, seno di pi greco n fratto a y, con n appartenente ai numeri naturali, incluso lo 0. Ok, quindi queste sono le autofunzioni. Dobbiamo trovare gli autovalori. Quindi, l'energia cosa sarà? L'energia di tutta la, meglio, l'autovalore della buca di potenziale bidimensionale sarà nient'altro che la somma degli autovalori associati alle singole autofunzioni. Quindi, in poche parole, energia totale, diciamo così, è uguale a energia in x più energia in y. Quindi, facendo i conti, sarà pi greco cattagliato fratto a alla seconda 1 fratto 2m n al quadrato x più n al quadrato y. Adesso potremmo andare a fare una bella tabella, cioè andiamo effettivamente a scrivere qua nx, ny, la loro somma e qua l'energia appunto totale. Quindi prendiamo i singoli stati 1 e 1 e qua sarà 2 e quindi E sarà uguale ad alfa 1 fratto m con alfa uguale a pi greco per a cattagliato fratto a alla seconda. Poi 1, 2, qua sarà 5, quindi sarà E uguale ad alfa 5, mezzo, 5 fratto 2m. Poi qua 2, 1, cioè vediamo tutte le combinazioni, che qua sarà 5, E uguale ad alfa fratto alfa quinti fratto 2m. E poi 2, 2 sarà qua 8, E uguale ad alfa per 8 fratto 2m. Quindi alfa 4 alfa fratto m, ok? Però così abbiamo le frazioni. Abbiamo che quindi quali sono i primi tre livelli permessi? Sono questi qua, con queste determinate energie, e poi appunto così abbiamo trovato appunto gli autovalori. E quindi anche la domanda 2 dell'esercizio che chiedeva i primi tre livelli energetici permessi di discutere le possibili degenerazioni, appunto, beh, lo notiamo, degeneri, chi sono i degeneri, non degeneri, perché appunto con le due combinazioni 1 e 2 si capisce. Invece, per quanto riguarda il punto 3, è un problema un po' più delicato, si deve andare a vedere effettivamente già un calcolo un po' più complesso che non faccio, per chi avesse invece curiosità lo posso benissimo svolgere in un altro video complementando con altri esercizi. Grazie a tutti.